temperature positive. Abbiamo visto che dei grossi problemi a temperatura positiva non li abbiamo, però bisogna sempre ricordarsi della famosa barriera a vapore, perché anche a quella temperatura è necessaria. Quindi noi vediamo innanzitutto una preparazione del sottofondo in cemento fino a questo livello. Vediamo qui, cioè, se questo è individuato come terreno, avremo uno strato di ghiaia in natura, normalmente, quindi uno spessore di cemento. Poi, la realizzazione della barriera a vapore, qui non è molto chiara, comunque la si vede tratteggiata in questa zona. Poi la posa del primo strato di isolamento. Poi vediamo l'isolante, in questo caso si tratta di un pannello prefabbricato, comunque potrebbe essere anche in muratura, il discorso è uguale. Cioè, quello che ci tengo a far notare è questo, che dobbiamo avere una continuità assoluta dell'isolamento. Poi abbiamo tratteggiato, vedete più o meno simbolizzata come prima, una seconda barriera a vapore, che non è proprio una barriera a vapore vero e proprio, in quanto, cioè, non è che sia indispensabile nella parte interna della cella mettere una barriera a vapore. Anzi, a volte, se parliamo di parete, può essere contro, se abbiamo molta umidità, potrebbe assorbire la parte interna, mentre lasciandola in vista potrebbe scaricare direttamente sull'evaporatore con la circolazione forzata dell'aria. Vediamo però che quando andiamo a fare questo getto in cemento dobbiamo assicurarci che l'acqua dell'impasto del getto non vada a finire dentro l'isolante e quindi rimanere imprigionata tra uno strato e l'altro. Quindi, cioè, diciamo che è indispensabile fare un'altra barriera a vapore mediante magari o sempre con soluzioni bituminose, oppure basta anche il classico cellophane, il polietilene, un foglio di polietilene posato bene prima della realizzazione del getto. Infatti qui è indicata come doppia barriera a vapore, perché appunto questo scopo. Ecco, vedete che appunto le laste del poliuretano sono sempre a bordi sfalsati, sovrapposto, e lo spessore è sempre minimo diviso in due, cioè potrebbe essere diviso anche in due o tre parti a seconda dello spessore totale. Ecco, direi che per quanto riguarda il discorso della bassa della temperatura normale, direi che il concetto mi sembra molto chiaro. Ecco, se adesso andiamo sul campo della bassa temperatura, ecco, qui praticamente vediamo su questo schema una disposizione dell'isolamento per celle per basse temperature, quindi per temperature negative. Abbiamo parlato prima che nonostante il poliuretano sia un materiale che abbia una percentuale di cellule chiuse molto, molto alto, che praticamente assorba poca acqua, diciamo che nonostante abbia anche un potere isolante ottimo, diciamo che non è perfetto, quindi dobbiamo sempre preoccuparci cosa avviene nella parte esterna, chiamiamo, della cella, in questo caso del pavimento, quindi il sottosuolo. Se noi abbiamo meno 25 in questa zona, quindi in cella, col tempo, a distanza di un giorno, di due giorni, di mesi, di settimane o di anni, succede che questo meno 25 tende, praticamente il freddo tende ad attraversare tutta la parete, anche se ben isolata, e quindi arriviamo in questa zona ad avere una temperatura che è negativa. Voi sapete che l'acqua praticamente quando aumenta di volume, quando si abbassa di temperatura diventa ghiaccio, quindi aumenta di volume. Aumentando di volume
se non creiamo un dispositivo tale da impedire che questo fenomeno avvenga, praticamente può dar luogo a degli spostamenti tali da creare dei movimenti strutturali proprio al pavimento della cella stessa. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, oltre alle barriere vapore che abbiamo visto prima, e qui ripeto il discorso, praticamente abbiamo una barriera vapore in questa zona, la seconda barriera vapore in questa zona, dobbiamo creare una superficie tale in modo che vi sia o l'asportazione di calore oppure una reazione tale in modo che che il ghiaccio non si formi. Ecco, vedete qui in sezione dei tubi che rappresentano appunto il sistema di protezione mediante la posa dei tubi e mediante una reazione. Questi tubi più o meno possono avere un diametro variabile dai 20 ai 30 mm di diametro, una distanza che varia dai 50 ai 100 mm, ai 100 cm da asse a asse, e praticamente possono essere addirittura anche dotati di elettroventilatore in casi in cui abbiamo bassissime temperature e in casi in cui siamo in presenza di terreni dove praticamente molto umidi, dove c'è la possibilità di infiltrazione di acqua. Diciamo che questo è il sistema più usato, però non è l'unico sistema per eliminare questo fenomeno. Potremmo addirittura inserire delle resistenze, dei cavi riscaldanti a pavimento, oppure anche far circolare dei fluidi caldi in queste zone. Diciamo che questo è dovuto soprattutto a dei problemi, cioè quando non è possibile fare la reazione, quando potrebbe essere molto costosa, oppure quando proprio c'è un recupero di energia, non so, ci sono da utilizzare dei raddrizzatori di corrente dove magari c'è da portare il COSFI a uno e quindi si usa questi cavi. È chiaro che è tutto un dimensionamento particolare, perché normalmente vengono usati dei cavi particolari, viene usata una tensione anche molto bassa e logicamente il dimensionamento va fatto in funzione di quella che può essere la temperatura interna e la temperatura esterna. Ecco, se adesso torno a mettere questo, ingegnere, no, questo. Ecco, noi adesso su questo schema vediamo un attimino un prospetto di una cella prefabbricata, no? Tornando al pavimento di una cella, sia che sia prefabbricata o in muratura, è uguale, vediamo che il dato principale che interessa a noi è la temperatura del pavimento. Da analisi fatte attentamente risulta che la temperatura del terreno, anche nel periodo più caldo e diciamo anche in zone abbastanza calde naturalmente, non supera mai i 12-15 gradi, no? Quindi lo spessore dell'isolante pavimento, contrariamente a quanto si pensi normalmente, perché tutti quanti pensano ma il freddo va in basso, quindi bisogna isolare meglio il pavimento, il pavimento è la parte di una cella frigorifera che va meno isolata, perché noi abbiamo un delta T che è sempre più basso, perché meno 25 in cella, più 12, più 15, massimo arriviamo a un delta T di 40 gradi, mentre il soffitto, supponiamo di essere sotto una tettoia oppure in un sottotetto, può arrivare addirittura a dei delta T, avere delle temperature di più 50 gradi, esterne meno 25, possiamo avere dei delta T di 75 gradi. E lo stesso dicasi se abbiamo delle pareti esposte al sole oppure vicino delle fonti di calore. Ecco, normalmente quando si fa il dimensionamento di una cella frigorifera, volendo proprio fare
un dimensionamento ottimale, quindi perfetto, si dimensiona parete per parete. Cioè praticamente la parete A, la parete B, la parete C più la parete D, poi più il soffitto e più il basamento. Sommando tutte queste dispersioni riusciamo ad ottenere quello che è la dispersione esatta della cella, quindi cioè riusciamo poi a determinare esattamente il tipo di compressore, il tipo di impianto che serve per le frigorie. Logicamente non è solo la dispersione di una cella che va nel dimensionamento di un impianto, ma questo è un argomento che tratterà l'ingegnere, quindi lo lascio lì. Ecco, a questo punto ne approfittavo un momentino se c'era qualcosa da chiedere. Ma adesso stiamo parlando di isolamenti in genere, diciamo che lo stesso concetto è valido anche per il furgone, è chiaro che è un concetto costruttivo completamente diverso, questo concetto si riferisce a celle modulari, cioè a celle statiche praticamente, mentre quelle che sta parlando lei sono automezzi, sono celle che vanno su automezzi e hanno un concetto costruttivo che è diverso, non per quanto riguarda i materiali, ma soprattutto per il tipo di sollecitazione a cui sono sottoposte, perché c'è un automezzo, lei sa benissimo che è soggetto a delle tensioni e dei movimenti, lavora a fatica, lavora in certi casi deve sopportare anche dei pesi enormi, se pensiamo, non so, un autotreno con delle mezzine sopra che magari sono 300 quintali. Comunque è valido lo stesso discorso, cioè dal punto di vista di dimensionamento di una parete di un automezzo è chiaro che il tetto deve essere più isolato delle pareti, anche se normalmente poi si sceglie uno spessore unico che magari poi è il massimo, non è detto che... Però cioè un automezzo, dato che è di dimensioni anche relativamente piccole, cioè si usa uno spessore unico, si uniforma, ecco, per una questione costruttiva. Però diciamo che il concetto è lo stesso, sia come materiale, perché oggi tutti gli automezzi che viaggiano sono in poliuretano, può variare lo spessore esterno, che normalmente sono in vetroresina o in alluminio, diciamo però che il concetto è sempre lo stesso, ecco, perché sono sempre corpi che devono mantenere del freddo e addirittura oggi c'è una legge vera e propria che praticamente sottopone tutti gli automezzi a un collaudo termico, il famoso ADTP, praticamente la legge proprio prescrive che determinati furgoni adibiti a certi trasporti per bassa temperatura devono avere un K globale molto basso, diversamente non possono circolare. Bene, allora adesso entriamo proprio nel discorso del prefabbricato. Diciamo che questo è l'esempio di una cella prefabbricata e vediamo cosa deve avere. Le maggiori caratteristiche di un prefabbricato, quali sono? Praticamente deve essere materiale facilmente trasportabile, diciamo materiale che duri nel tempo. Un materiale cioè il materiale esterno che praticamente soddisfi le esigenze che abbiamo visto prima e quindi che abbia la famosa barriera a vapore, e qui possiamo parlare di diversi tipi di materiale. Diciamo che il pannello prefabbricato, quello che compone la cella frigorifera, può essere realizzato in lamiera zincata, in lamiera plastificata, ecco questo per esempio e la miera plastificata, poi abbiamo vetroresine, possiamo avere vetroresine, normalmente vengono costruite sia celle, i furgoni, senz'altro, quasi tutti i furgoni italiani sono costruiti in vetroresine, mentre all'estero è molto diffuso l'alluminio o altri materiali. Poi possiamo avere appunto l'alluminio, possiamo avere non so, anche altri materiali, purché soddisfano le esigenze della barriera a vapore e purché siano economici. E diciamo che allo stesso tempo questo devono essere rigidi, devono resistere alle basse temperature questi materiali,
appunto perché parlavamo, abbiamo visto prima che il campo di applicazione può arrivare fino a meno 180 gradi e soprattutto devono essere fatti in modo, cioè tenuti assieme mediante degli incastri tali che il freddo praticamente non esca. Ecco, qui ne approfitto un attimino per far vedere un tipo di incastro. Manca la chiave. Ecco, vediamo praticamente, abbiamo un maschio e una femmina, questo è un pannello per bassa temperatura, abbiamo, vedete, delle guarnizioni interposte e queste guarnizioni che scopo hanno? Hanno appunto lo scopo di dilatarsi col variare della temperatura, cioè sono le famose guarnizioni autocompensanti, queste qua sono in sezione naturale di riposo, di circa un centimetro e vengono compresse fino al raggiungimento di 2 mm, quindi fino a un massimo dell'80%, in modo che poi possano dilatarsi a seconda della variazione di temperatura, perché voi sapete che soprattutto nelle basse temperature il materiale interno tende a ritirarsi, quello esterno tende a dilatarsi, quindi dobbiamo contenere il freddo mediante questi accorgimenti che sono appunto queste guarnizioni che sono soluzione bituminosa in quanto devono fare anche loro da barriera a vapore, mentre abbiamo all'esterno delle piccole guarnizioni però sempre di materiale con cellule chiuse per il discorso che facevamo prima. Ecco, questa è una parentesi sul prefabbricato. E diciamo che adesso potremmo tranquillamente, se non ci sono delle domande, magari sospendiamo un attimino. Allora, avete capito per quanto riguarda il tipo di pannelli, i vari tipi? Ripeto, allora, il pannello può essere in vetroresina, in lamiera, può essere in alluminio, può essere in lamiera zincata, in acciaio inox e di tutti quei materiali che abbiano delle caratteristiche meccaniche e fisiche che si conservano nel tempo. Ecco, adesso vediamo un attimino di parlare delle porte, delle celle frigorifere. Allora facciamo 5 minuti per le sigarette. Come dice l'ingegnere, appunto, cioè innanzitutto non vi è quella famosa barriera a vapore che abbiamo parlato. No? Cioè, c'è questa migrazione di e poi ci può essere l'altro inconveniente che è quello della densità, cioè della mancata densità del poliuretano o anche proprio della formulazione stessa del poliuretano, perché se abbiamo dei rapporti tra il componente A e il componente B, tra polioli isocianato che non sono stati rispettati, praticamente se abbiamo l'eccesso di componente B, in questo caso penso, no? Di poliolo, otteniamo una struttura cellulare che è molto irregolare, molto, molto grossolana e quindi questa struttura dà appunto una percentuale di cellule chiuse che è molto bassa rispetto a quella tradizionale di una densità di 40-45 kg e di una formulazione o una miscelazione perfetta. Cioè sono tante, le cause possono essere diverse. Penso che nel suo caso ci sia l'uno e l'altro, cioè ci sia una formulazione che non sia perfetta, ci sia una densità, perché un discorso proprio commerciale, soprattutto senza far dei nomi, ma purtroppo... Come? No, è un discorso commerciale nel senso che c'è la tendenza ad arrivare addirittura ai 28 kg, no? Cioè nel campo dell'isolamento, soprattutto nel frigorifero domestico oppure proprio il classico frigorifero o congelatore, perché andiamo a analizzare bene i prezzi di questa roba, cosa costa? Costa niente. Se togliamo gli imballi, se togliamo la rivendita, le spese di organizzazione di vendita, no? Cioè o non pagano i fornitori oppure, oppure devono cercare di mettere veramente di mettere il materiale.
Oggi però, perché poi sono esperienze che scottano, no? Cioè, sono esperienze che lasciano dei segni nel mercato, perché appunto, cioè, a me capita spesso di vedere il frigorifero bagnato, cioè, di solito nel bar, no? Si va al bar, si legge il giornale, si alza il giornale bagnato, no? Perché? Perché proprio c'è un isolamento che è insufficiente, ecco, che è insufficiente addirittura. Adesso qui ne è esposto uno di 6 centimetri e direi che già è già ottimo, però ecco, guardiamo il soffitto, qui siamo già a 4 centimetri. Insomma, addirittura in certi casi si arriva a 3 centimetri, poi se mettiamo i 28 kg di densità... Come? Sì. Ah. Scusi, non ho capito la domanda. Sì. Sì, sì, per Bacco. Cioè, lei vuole sapere proprio la barriera a vapore per una cella in muratura oppure, cioè, ecco, perché, ecco, guardi, cioè, questo pannello praticamente a prima vista sembra privo di barriera a vapore, ma la barriera a vapore la fa il materiale stesso, cioè noi dobbiamo avere un materiale che sia tale che praticamente non permetta al vapore di attraversare la parete, no? Quindi, cioè, questa qua, questa diciamo che è dovuta alla lamiera perché è un materiale che non è poroso e quindi, cioè, trattiene il vapore. Può essere l'acciaio inox, può essere la lamiera zincata, può essere la vetroresina. Però se noi mettiamo, non so, uno spessore di faisite, ecco, questa qua non mi fa da barriera a vapore, perché è un materiale che è poroso e quindi assorbe e lascia passare il vapore. Ecco, questo è il concetto. Che poi lei la realizzi, non so, parlavamo prima inizialmente, nella muratura lei deve usare una guaina bituminosa oppure un materiale bituminoso in modo che da rendere impermeabile questa superficie. Cioè, c'è tanti modi di realizzare, però è chiaro che è indispensabile che esista in un modo o nell'altro. Cioè, qui non c'è bisogno di crearla, perché già il materiale fa da barriera a vapore. Cioè, noi abbiamo una barriera a vapore che coincide con lo spessore esterno, con la lamina esterna della lamiera. Sì, però, cioè, se questo qua è l'esterno e questo è l'interno, noi potremmo eliminare, cioè se all'interno non esiste non succede niente, perché abbiamo l'emigrazione dall'esterno verso l'interno, no? Quindi, cioè, non c'è il procedimento contrario, ha capito? Perché c'è una differenza di pressione tra interno e esterno, quindi abbiamo un senso. O per un fatto di proteggere. No, il pannello poi ha bisogno di altre, cioè ha bisogno di due lamine, ma non perché ha bisogno di due barriere a vapore, ha bisogno innanzitutto, è un sandwich, quindi deve essere bilanciato, no? Cioè, quindi dobbiamo avere lo stesso materiale all'interno, deve essere uguale a quello all'esterno, ma non, cioè, uguale per un discorso di isolamento o di resistenza, proprio per una bilanciatura, perché si chiamano sandwich proprio perché devono avere gli stessi coefficienti di dilatazione, perché sennò avremmo dei materiali, creeremo delle tensioni tali in modo da deformare il pannello stesso o da compromettere la struttura di quella che è la cella. Ecco. Poi c'è qualche altra domanda? Vedo che l'argomento è sempre più interessante, quindi... No, ma anche qualche caso pratico, non ci sono problemi. Mi dica. Nel lavoro io ci siamo in un tipo di 6.000 metri cubi. Tutti abbiamo un altro ambiente. Sì. E vabbè, siamo un'unità di 90%, perché siamo già tipo terzo. Sì. Però se vedi che sotto queste celle si formano tutte le goccioline, che è sul dito, dove non c'è bene. Cioè, abbiamo dei punti di condensa, cioè, da quel che ho capito, l'ambiente dove lavorate è a temperatura normale, no? E sopra vi è una cella frigorifera, o è il contrario? Sì, diciamo, la temperatura sotto è intorno a 14. 14, esatto, 14-16 gradi. Sì. E che lavoro c'è lì? Quello c'è? Una lavorazione? Sotto c'è una bottaglia. Ho capito, sì. Allora, sopra... Cioè, di solito dove c'è del vino c'è sempre molta acqua, non so perché, ma... E sopra le celle sono delle acque. No, comunque, cioè, le spieghi il fenomeno.
Allora, cioè praticamente cosa abbiamo? Abbiamo questo che è la cella a bassa temperatura, che io chiamo sempre con meno 25 gradi centigradi, no? Dove avremo un pavimento in cemento, dove avremo magari due o tre strati di isolante, però magari se ci sono, diciamo questo qua è come dovrebbe essere fatta, poi vediamo, siccome non si sa, però quello che posso immaginare è che abbiamo... Diciamo che, non so se riusciamo a capirci, e questo è il cemento, e lei avrà l'altro solaio in questo modo, no? Lei dice ci sono dei punti che si forma della condensa, cioè lei ha un'umidità molto alta di 85-90% e quindi ha dei punti freddi, diciamo, che possono essere dovuti o in corrispondenza dell'unione dei giunti stessi, che magari sono a temperature senz'altro che sono temperature negative, no? Quindi questo trasmette in questa zona il vapore, diciamo, della zona calda, del più 14 dell'ambiente, no? Sommato all'umidità tende a salire e si condensa nel punto più freddo dell'ambiente, no? Quindi condensando si forma il ghiaccio oppure dà luogo alla famosa rugiada o pioggia, ecco. Sì, senz'altro è dovuto al mancato isolamento, solo che ha delle zone che sono più freddo, cioè ci sono delle dispersioni, quindi quel punto lì praticamente... Allora lo stesso problema si verifica sui frigoriferi, il problema di un altro. I frigoriferi quali? L'osservatore tipo quel banco là. Sì, è normale, cioè se non c'è un isolamento continuo, perfetto... Però cioè, lei dove lo vede? Perché adesso non riesco a capire il suo problema, cioè l'analogia tra i due casi. Non riesco... Capita che dei clienti abbiano dei frigoriferi che sudano. Ma il trasudamento è un altro discorso. Il trasudamento è un altro discorso. Sudano nel senso che fa acqua, io non so da dove proviene, può essere un condensamento, ma... Il fatto di trasudare proprio è una mancanza di isolamento, proprio, cioè proprio una mancanza di isolamento o perché appunto il materiale non è distribuito bene o non è della densità dovuta, ma soprattutto è perché, cioè, all'origine c'è sempre una mancanza proprio originale di materiale, no? Cioè proprio una setta di spessore che è insufficiente. Infatti se facciamo il rapporto è stato proprio stabilito, no, dalle statistiche, che se facciamo un rapporto tra il consumo energetico, no, tra i grandi magazzini e la piccola distribuzione, e per piccola distribuzione intendiamo appunto frigoriferi domestici, congelatori, isole, banchi, cioè tutto quello che appunto è l'ultimo anello della catena del freddo, vediamo che il rapporto energetico addirittura è 1 a 5, cioè abbiamo un kilowatt magari per conservare un tot di prodotti, per conservare lo stesso quantità di prodotto ne abbiamo bisogno di 5 kilowatt, quindi siamo a un rapporto che è veramente sproporzionale. Questo cos'è dovuto? È dovuto che, come abbiamo visto prima, cioè nei grandi magazzini si sceglie addirittura sempre per il meno 25 o per il meno 18 200 mm di poliuretano e si va a controllare, perché il tecnico controlla che la densità sia giusta e si curano tutti i particolari. Nella distribuzione invece ci sono dei fattori a volte che sono inevitabili, tipo l'isola, perché l'isola è un fatto quello lì che è quasi, stanno lavorandoci, però cioè, c'è la mentalità oggi di toccare il prodotto, poi dopo la massaia prima lo vuol vedere, poi dopo si pente, poi ne vede uno migliore, lo riposa, e quindi cioè proprio di avere il prodotto esposto a cielo aperto, no? Però se guardiamo anche in quel campo lì stanno già lavorando e se guardiamo ci sono già delle ditte anche che l'adottano con gli espositori verticali che diciamo che risolvono, esatto, chiusi, però hanno constatato che la massaia se deve aprire si mette in imbarazzo perché pensa che, cioè, magari si guarda intorno se può aprire o meno e quindi crea un certo imbarazzo e diminuisce la vendita, quindi forse ci vorrà ancora... Sì, no, ma ci vuole... oppure un'educazione, diciamo che ci vorrebbe un'educazione e dire che proprio il prodotto è stato esposto in quel modo lì, però è a disposizione del cliente.
senso appunto che dicevo stamattina che rispetto ad altri paesi siamo molto indietro rispetto, proprio perché ci manca un'educazione. Beh, esatto, c'è anche una tradizione nel nostro paese, per esempio i surgelati sono poco diffusi anche per una questione di tradizione, e forse anche il surgelato trova molto, molto campo dove c'è l'esigenza, cioè dove praticamente la massaia non ha tempo e quindi a un certo punto dove la donna lavora sono convinto che la diffusione sia maggiore che dove c'è la casalinga classica, ecco, quello lì sono penso che siano due fenomeni legati proprio, e quindi cioè il fatto che consumiamo meno surgelati ci sono altre ragioni, una può essere quella anche dalla mancanza di serietà delle ditte, perché sinceramente io ho visto certi spostamenti di materiali esposti al sole, ma magari perché c'era da montare la parete divisoria, allora si metteva il sole e poi dopo si ritornava dentro la cella, quindi cioè, non penso che sia senz'altro il modo migliore per diffondere i surgelati. Sono tanti, però insomma poi c'è stato il classico colpo lì con quella coda di rospo lì, che almeno sento dei concessionari che ancora ne parlano e praticamente ne risentono ancora, ci fu una caduta vera e propria di vendite di surgelati. Adesso però penso che il fenomeno stia riprendendo, ecco. Però penso che ci sarà sempre. Beh, ci sono anche degli interessi, siamo obiettivi, insomma, ci sono degli interessi, quindi a un certo punto c'è della gente che chi vende il fresco, chi vende il pesce fresco, chi vende la carne fresca, a un certo punto non è che ne parli molto bene del surgelato. Diciamo che quello potrebbe essere, vediamo da loro, perché magari visto i tanti fattori che sono successi, che magari, come giustamente l'hai detto, scorte al sole e pari. Ma adesso però con la cartina del tornasole dovrebbe praticamente essere eliminato. Dovrebbe entrare adesso nell'86, i primi dell'86 tutte le scatole o i pacchi congelati devono avere questa cartina che cambia colore se la temperatura è salita a un certo valore. Ma noi vediamo adesso... Sì, ma dopo però... Sì. Che cambia calore, rimane di quel colore, è irreversibile. Sì, è irreversibile. Praticamente è una cartina il tornasole che con l'abbassarsi della temperatura, cioè con il salire della temperatura, cambia colore. Il fenomeno è irreversibile, quindi se il consumatore trova il colore, quel determinato colore praticamente lo rifiuta perché sa che non è stata conservata regolarmente, quindi basta che cominci da casa, poi il resto diventa legge dopo. Però rimane sempre il problema prima della convenzione, in quale stato è stato, ma verrà applicata no assolutamente no, ma è già provato, adesso sinceramente non so spiegargliela bene, ma so che è già provata. Esatto, è un suicidio, non è più truffa. Non c'è nessuno che ha dato. Quando ha parlato dei pavimenti delle celle, lei ha visto l'altro di tutti gli aree azioni. Sì. Quindi lo stesso fenomeno, no? Esatto. Ma nelle celle ha detto che non è una scarsa isolamento. No, cioè, riprendiamo allora questo concetto, vedo che ci sono rimasti dei dubbi, no? Cioè, vediamo perché mettiamo i tubi di aerazione. I tubi di aerazione vengono messi per asportare il freddo. Cioè, noi abbiamo il signore diceva appunto che aveva delle zone dove si formava questa... Cioè, vuol dire che quelle zone lì non erano isolate sufficientemente, perché il fenomeno, se fosse un isolamento, al limite sarebbe una diminuzione di temperatura, perché un po' di dispersione le abbiamo, no? Però sarebbe uniforme, mentre il signore dice che ci sono dei punti dove si formavano queste condense, vuol dire che sono dei punti che sono isolati male. Tornando invece al pavimento, noi diamo per scontate che l'isolamento sia buono, però siccome non è perfetto, abbiamo che col tempo
col tempo, cioè l'attraversamento di questo strato porta alla bassa temperatura anche questa zona, no? Quindi noi dobbiamo immettere del calore oppure togliere del freddo, cioè dobbiamo creare dei vani in modo che se si dovesse formare anche un po' di ghiaccio, ha capito? Non praticamente trova il suo spazio, il suo volume, ma nello stesso tempo con i tubi cosa facciamo? Creiamo una circolazione di aria forzata che può essere naturale oppure naturale attraverso dei camini, perché se noi mettiamo un canale... Lì in pianta sarebbe una colonna gratifica, no? Sì, esatto, adesso glielo faccio vedere meglio. Cioè, vediamo il tubo nell'altro senso. Noi abbiamo la parete in questo modo. Praticamente cosa facciamo? Creiamo una reazione... Ecco, praticamente possiamo creare un camino attraverso una reazione naturale. Qui mettiamo una griglia, Abbiamo una reazione naturale per differenza di livello tra questa zona e questa. Abbiamo un passaggio naturale. Se non è sufficiente questa, perché abbiamo delle dimensioni tali, ha capito che magari qui abbiamo 20-30 metri, cosa facciamo? Mettiamo un ventilatore in questa zona, magari con una sonda, che quando la temperatura raggiunge certi valori parte automaticamente questo ventilatore. Quindi cioè, in questo modo noi manteniamo sempre una determinata temperatura in questa zona e impediamo al ghiaccio di formarsi, perché sono verificati proprio dei casi di pavimenti che si sono sollevati. Ci sono delle vecchie celle che magari una volta erano a 0 gradi, poi con l'evolversi soprattutto in salumifici, oppure qualcuno che dice ma prima andava a meno 5, adesso proviamo a far andare a meno 25, allora cambia l'impianto, oppure un compressore un po' più potente, e succede che col tempo proprio si vedono i pavimenti che si alzano ma con una velocità enorme anche, addirittura i 40-50 centimetri, hanno spostato pilastri in certe strutture, veramente il freddo è qualcosa, no, una fossa che è terribile. Ecco, qui ora siamo a posto col discorso. È un argomento che è molto vasto, quindi bisognerebbe... Se fate delle domande, magari... Ecco, adesso vediamo un attimino di parlare un po' di quelli che sono gli accessori dalle porte. Ecco, vediamo di mettere qualche porta... Ecco, vediamo di vedere un attimino quelli che sono gli accessori principali di una cella frigorifera, no? Innanzitutto la porta. Allora vediamo qui una porta girevole per temperature positive, no? Sempre nel campo delle alte temperature. E qui questa porta... Vedete che è predisposta con uno spacco dove passa la guidovia, può essere la guidovia di dove passa la mezzina o di suini o di bovini, e allora anziché fare lo sportello vero e proprio si fa uno spacco, ed è una soluzione diciamo economica e molto pratica, anche nel senso che non bisogna star lì, una volta aperta la porta automaticamente esce il binario. Ecco, vedete, cioè quello che bisogna controllare che abbiamo... Ecco, vedete qui proprio il posizionamento della porta, questo è lo stipite, vedete la continuità di isolamento, sempre, ecco, vedete l'isolante che praticamente raggiunge l'isolamento stesso del controtelaio. Poi qui abbiamo un muretto di protezione che può essere mattoni, può essere quello che del materiale che uno crede più opportuno. Qui c'è il muro esterno. E praticamente un profilo di acciaio, in questo caso c'è un profilo di acciaio che riveste tutto quanto, dà una certa protezione e una certa estetica. Ecco, vedete le cerniere, normalmente sono due, la maniglia, c'è un dispositivo che adesso qui non si vede, però è importante, indispensabile che sia sempre presente in una cella frigorifera, che è la maniglia interna, cioè il dispositivo di sicurezza. Ecco, adesso magari passiamo un altro tipo di porta.
sì, adesso. No, 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 metto pure un altro lo stesso. Questo qua. Ecco, vedete, questo è un altro tipo di porta. Questo è un altro tipo di porta, però è sempre per passaggio guidovia. Qui andiamo non tanto al quarto, ma proprio alla mezzena vera e propria, cioè proprio la mezzena o di bue o di animale di una determinata dimensione, la quale ha una certa altezza. Allora, oltre alla porta normale, vi sono proprio due sportelli con uno spacco dove passa la lama. Ecco, anche qui vedete sempre lo stesso concetto di prima, abbiamo lo stipite isolato, l'isolamento che va fin contro lo stipite, l'isolante che poi della parete, il rivestimento di prima. Ecco, magari adesso vediamo un altro tipo di porta. Questa qua è una porta normale, la classica porta normale, standard, che può, ecco, diciamo che le porte girevoli hanno un limite, sia per un discorso di agibilità stessa della porta, no? C'è un limite che normalmente, commercialmente, è limitato sui 130-150 di luce netta. Perché? Perché voi capite che c'è il discorso dell'ingombro, c'è il discorso del peso stesso della porta. Normalmente vengono, ecco, vedete, questa qua è un tipo di porta a filo pavimento, nel senso che, cioè, abbiamo la soglia che coincide con il pavimento stesso della cella, col piano stesso di calpestio. Ecco, da notare che quando c'è questo sistema normalmente c'è un tipo di cerniera particolare che tende ad alzare la guarnizione in modo che non strisci sul pavimento stesso. Poi abbiamo invece questo qua, è la porta con la battuta, cioè a battuta si indica che la guarnizione in basso praticamente fa battuta contro lo stipite della porta, quindi c'è un gradino per entrare in cella. Questo, diciamo, che è limitato a celle di piccole dimensioni. Ecco, quando invece abbiamo una luce netta che è superiore al 130-150, passiamo sulla porta scorrevole vera e propria. Ecco, qui abbiamo una porta scorrevole manuale. Adesso qui è indicato, sono tutti schemi naturalmente. Ecco, vedete la guida di scorrimento, vedete delle ruote che distanziano anche qui la guarnizione, questo è lo stipite che deve essere isolato anche questo, il tampone della porta, una maniglia di apertura esterna, poi ci sarà all'interno, qui non si vede, la maniglia, sempre la maniglia di sgancio di sicurezza. Ecco, qui vediamo invece che le luci appunto vanno da un 130 che praticamente si accoppia con la luce netta di una porta tampone, fino ad arrivare fino a delle luci di 2 metri, 2 metri 50, dove entrano con dei carrelli, o addirittura in certi casi dove si entra anche con i camion o con i container. Ecco, diciamo che la porta scorrevole può essere manuale o d'automatica. Cioè, automatica vuol dire che si apre manualmente, e qui abbiamo vari sistemi, cioè ci può essere quella automatica col comando a distanza, ci può essere quella automatica con addirittura l'aggeggino, proprio, sì esatto, proprio col pulsante a distanza, che può essere montato su un muletto tipo quelli da cancelli, ecco. Oppure può essere attirante, che viene messo con la classica catena, in una posizione tale che il carrellista, passando, esatto, poi può essere con la chiusura o ritardata, comandata mediante un timer, cioè predisposta che dopo un determinato tempo si chiude automaticamente, oppure diciamo che deve ricevere un altro consenso per chiudersi. Ecco, questo diciamo che è tutto il discorso delle porte, è un argomento abbastanza semplice, un argomento che richiede, cioè, più che altro l'attenzione dei costruttori, non tanto. Esatto. Ecco, diciamo che adesso ne approfittiamo un momentino di parlare di quelli che sono gli accessori. Lasci pure magari la diapositiva. Vediamo un attimino di vedere, soprattutto nelle basse temperature, cosa succede con un'apertura di una porta. Ecco, noi vediamo. Sì, schematizziamo quella che può essere una cella frigorifera, e parliamo sempre di basse temperature perché sono,
sono le temperature un po' più delicate. Ecco, se qui abbiamo una porta che potrebbe essere una porta scorrevole, comunque diciamo che il fenomeno è uguale anche per le altre porte, qui abbiamo la nostra guidovia di scorrimento, vediamo che l'apertura di una porta, avendo meno 25 gradi, che la uso un po' come la temperatura per indicare le basse temperature, all'apertura cosa abbiamo? Abbiamo che l'aria calda, di una, non so, parliamo di un'estate di più 30 gradi, abbiamo che come apriamo la porta vediamo un fenomeno che praticamente il vapore tende a salire, tende a condensarsi, diciamo che nella parte alta del soffitto della cella, proprio per un discorso naturale di che il caldo va verso l'alto e abbiamo il freddo che praticamente esce, quindi vedremo tutta una nebbia nel corridoio, diciamo, e vediamo poi nel tempo, ha capito, che abbiamo tutto il soffitto della cella che diventa ghiaccio. Poi qualcuno magari telefona e dice, ma dice, c'è il soffitto che perde, perché capita spesso. Invece è soltanto la condensa. Sì, arrivavo. Ecco, vediamo che se noi prolunghiamo la cella, e penso che oramai normalmente in questa posizione c'è sempre un evaporatore. C'è un evaporatore e allora abbiamo che se abbiamo in funzione, al momento dell'apertura della porta, abbiamo in funzione il ventilatore della cella, il ventilato, diciamo che normalmente il ventilato lavora in questo modo, diciamo che se è in funzione praticamente questo caldo riesce ad essere assorbito, non dico in parte, però in buona parte dall'evaporatore. Però dando però un fenomeno di coefficiente poi di Brin che è notevole, quindi cioè, quello che lo scopo di questa chiacchierata qual è? È quella di far capire, cioè la porta, il fenomeno, cosa succede all'apertura, e di, innanzitutto di usare il meno possibile le porte e usarle solo quando servono, e poi anche di scegliere la porta esatta per l'uso a cui è adibita, perché se noi dobbiamo passare con un carrello a mano, inutile che andiamo a fare un'apertura di 2 metri, oppure se dobbiamo entrare con un carrello, inutile che facciamo una porta stretta in modo da star lì, capito, prendere misura e fare delle manovre davanti alla porta, ecco. Infatti cioè, vediamo in questi ultimi anni nel campo industriale la porta automatica senz'altro ha preso molto piede proprio per una questione di praticità. Ecco, vediamo però che dove c'è necessità di entrare diverse volte in cella, vediamo che di cercare un riparo, ecco, di cercare una soluzione da impedire al freddo di entrare. Allora, a questo punto ci sono diverse soluzioni. Una è quella di mettere un velo d'aria in questo modo, in modo di avere una circolazione di aria in questo senso e di impedire praticamente al freddo di uscire e al caldo di entrare. Però cioè, il velo d'aria andrebbe studiato con una griglia in modo proprio di avere un recupero del freddo e di mettere sempre la stessa aria davanti alla porta. Normalmente questo non viene fatto, viene usato solo la parte superiore e quindi il risultato del velo d'aria è molto